piazza per biffoni, non abbiamo bisogno di politici che vengono da fuori a dirci cosa fare. Scontro tra bande, le cascine di tavola, una decina di arresti da parte dei carabinieri. Agli studi medici Galilei nasce con me il polo per la medicina complementare. Buongiorno e ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro telegiornale delle 13.45. In 2000, ieri sera, in Piazza del Comune, per il comizio di Matteo Biffoni, Prato è comunità e non ha bisogno del soccorso di un politico che viene da fuori e non la conosce, ha detto Biffoni. Chiaro il riferimento al leader della Lega, Matteo Salvini, che stasera sarà in Piazza delle Carceri a sostegno di Daniele Spada. 19 minuti di discorso davanti a 2000 pratesi venuti ad ascoltare il loro sindaco. Un comizio, quello di Matteo Biffoni, ieri sera in Piazza del Comune, che ha puntato sull'orgoglio di una comunità che ha saputo rialzarsi, anche da sola, che guarda al futuro e non ha bisogno del soccorso estemporaneo di un politico venuto da fuori. Chiaro il riferimento al leader della Lega Matteo Salvini, che stasera in Piazza delle Carceri cercherà di tirare la volata a Daniele Spada in vista del ballottaggio di domenica. Non abbiamo bisogno del soccorso di un politico che viene da fuori. Noi non abbiamo bisogno di qualcuno che venga a parlare al posto nostro, di qualcuno che ci spieghi come funziona. Noi sappiamo cosa dire alla nostra gente, perché la credibilità verso di noi e fra di noi ce la siamo conquistata giorno per giorno, con la fatica, il confronto, la sfida quotidiana. Non importa che vengano da fuori a dire quello che Prato deve o non deve fare, non chiediamo permesso a nessuno. Numerose nel discorso appassionato di Biffoni le stilettate a Spada e al ministro degli interni Salvini, mai nominati direttamente, ma associati a messaggi fondati su paure e scelte divisive e retrograde. Abbiamo bisogno di ben altro che del racconto delle paure. Abbiamo bisogno di investimenti nelle nostre imprese, nelle nostre scuole, nell'università. Di questo Prato ha bisogno, non di paure, perché questa città non si è mai fatta intimorire da nulla e da nessuno. Biffoni ha rivendicato l'idea di una città orgogliosa, europea, capitale dell'economia circolare, una città di pionieri che si è rimessa in piedi, capace di concedere ad ognuno un'opportunità e che ha saputo ricucire i legami di una comunità ferita dalla crisi. Infine l'appello ai suoi a non cadere nelle provocazioni e nei veleni della campagna elettorale. Vi chiedo ancora di accompagnarmi in questo ultimo sforzo, se davvero tutto questo sarà. Io penso che da domenica sera saremo pronti a dare di nuovo a Prato tutto l'amore che c'è. Buon lavoro a tutti, grazie! Di Prato stanno eseguendo una decina di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti cittadini cinesi. Gli arresti sono riferiti allo scontro tra bande avvenuto nel luglio del 2018 nel parcheggio davanti all'ingresso delle cascine di tavola. In quell'occasione una dozzina di persone si affrontarono con pistole e coltelli davanti agli occhi impauriti di decine di frequentatori del parco. Quattro dei coinvolti nella rissa rimasero feriti. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un regolamento di conti tra bande per il controllo della prostituzione sul territorio, da qui l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Procura. A darne comunicazione per primo, quando ancora non sono stati eseguiti tutti gli arresti, è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Grazie ai carabinieri, nessuna tolleranza per i delinquenti, per loro la pacchia è finita, ha commentato Salvini. Daniele Spada all'attacco di Gida: se governeremo questa città bloccheremo la via per il biodigestore. Il candidato a sindaco del centrodestra ribadisce la sua contrarietà al 5G e Marilena Garnier, oggi a fianco suo, aggiunge: forse alberi in viale Montegrappa tagliati per le antenne del 5G. Aeroporto Gida 5G sono i cavalli di battaglia di Daniele Spada in tema di ambiente. Per quanto riguarda l'aeroporto, il candidato di centrodestra al ballottaggio dichiara di voler firmare il nuovo ricorso al TAR e di essere favorevole allo sviluppo dell'aeroporto di Pisa.
E poi Gida, Spada non ha mai fatto mistero che nel caso in cui si aggiudicasse il comune ne valuterà lo spostamento in un'altra zona della città. Oggi ha aggiunto che la volontà sarebbe di bloccare l'iter per l'attuale via del biodigestore. Una volta al governo della città chiederemo, valuteremo tutta la documentazione e quindi sulla base di questa chiederemo una nuova via insieme a tutti i soggetti interessati, ci siederemo e valuteremo la questione. Stretta anche sulla sperimentazione 5G. Noi intendiamo fermare l'iter per la sperimentazione del 5G. Noi siamo per il principio di precauzione. Noi, lo ripeto, siamo a favore della scienza, della tecnologia e sono benvenute e sono fondamentali per la nostra società. Però non possono andare avanti alla certezza della salute dei cittadini. Quando avremo evidenze scientifiche che la tecnologia del 5G è salutare, andremo avanti convintamente su quella, non un minuto prima. Più estrema sull'argomento Marilena Garnier, che mette in correlazione la sperimentazione del 5G nella nostra città con gli interventi in Viale Montegrappa. Che gli alberi comunque sono un impedimento per queste onde appunto del 5G. Ora, che questi alberi, per esempio, in Viale Montegrappa siano stati tagliati per questo, probabilmente qualcosa ci può stare. Comunque anche in questo caso c'è un'indagine da parte del Corpo Forestale dei Carabinieri, sinceramente lo demando alla Procura e alle indagini della Procura. Ma vediamo adesso come si esprime il voto al ballottaggio di domenica prossima. Elezioni amministrative 2019. Domenica 9 giugno 2019 ci sarà il turno di ballottaggio tra Daniele Spada, candidato sindaco del centrodestra, e Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra, per l'elezione del sindaco di Prato. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Per poter votare, l'elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento valido. Gli elettori sprovvisti di questi documenti o in possesso di quelli scaduti possono rivolgersi per il rilascio o il rinnovo agli uffici comunali preposti. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. È considerato valido anche il caso in cui l'elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Analogamente è da ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e o su uno o più simboli di liste collegate. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto, la scelta da effettuare è tra i due primi candidati sindaco. La scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l'altro candidato è nulla. Controlli a tappeto la scorsa notte da parte della Polizia Municipale per contrastare il lavoro notturno irregolare. Nel corso delle ispezioni effettuate in centro città, a San Paolo e a Galciana, sono state accertate violazioni amministrative che hanno portato al sequestro complessivo di 46 macchinari e ad elevare multe per 6.900 euro. Il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Prato, lo ricordiamo, vieta l'utilizzo di macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali dalle 22 alle 6 del mattino, da lunedì alla domenica compresa, negli edifici situati nelle vicinanze di abitazioni, in assenza di una valutazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei valori limite del rumore prodotto. Luci e ombre del lavoro in Toscana. Lo scorso anno il 60% delle aziende ha assunto personale, ma il 28% ha difficoltà nel reperimento delle figure professionali adatte. Nel 2018 il 60% delle imprese toscane ha messo in programma l'assunzione di almeno un dipendente per una programmazione che a livello regionale ammonta a 303.140 unità a fronte dei 4.554.000 a livello nazionale, in particolare nei settori digitale e della green economy. Lo rivela il rapporto Excelsior di Unioncamere presentato nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze. Dati che rivelano un paradosso: imprese che nel 28% dei casi faticano a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno e giovani, soprattutto ragazze, che cercano lavoro e non trovano un impiego coerente con il loro titolo di studio.
Noi stiamo lavorando come Regione Toscana e oggi è una tappa di questo percorso proprio per favorire delle alleanze formative che partano dal dialogo fra mondo del lavoro e mondo della formazione in senso lato e anche l'università, perché si possano appunto questi due mondi non solo incontrare nel definire che cosa serve, ma anche incontrare nella coprogettazione poi degli interventi. Le difficoltà di reperimento di figure professionali toccano il 43,6% per le professioni scientifiche altamente specializzate, il 39% per gli operai specializzati e la provincia più complicata è Firenze, dove un'assunzione su tre è di difficile reperimento. Bisogna teoricamente lavorare su un programma di studi di formazione puntuale, quindi scuole di secondo livello che riescono a portare a compimento la professione. A breve, e lo dico per chi ci ascolta, volontà personale e voglia di imparare una professione che sia quella che oggi le imprese vogliono, e alle imprese uno sforzo maggiore per accettare anche qualcosa di più acerbo e formarsi un po' all'inizio di un percorso che magari possono fare loro anche se non è proprio perfetto. I settori con le migliori previsioni di assunzione sono la ristorazione e i servizi turistici. Le lauree che offrono maggiori possibilità sono quelle nei settori ingegneristico ed economico. Agli studi medici Galilei nasce con me il Polo per la Medicina Complementare, un'integrazione tra specialisti che mette al centro la persona. Vediamo. Un polo per la medicina complementare che integra specialisti e discipline anche della medicina classica con l'obiettivo di mettere al centro la persona. Si chiama ConMe e a tenerlo a battesimo sono gli studi medici Galilei, che ad appena un anno dall'apertura e dopo aver inaugurato il servizio di riabilitazione psiconutrizionale, realizzano il progetto di un centro di medicina che fa dialogare medici e professionisti. Ospitiamo questo gruppo di medici che faranno questo nuovo servizio di medicina complementare. Già da alcuni mesi abbiamo sia l'omeopatia sia l'acupuntura e già abbiamo visto un incremento dell'attività e quindi questo ci ha spinto a fare un progetto specifico relativo a questo discorso dell'integrazione fra più discipline. Come affronta il paziente nella sua interezza fisica e psicologica, offrendo sia le prestazioni tradizionali che quelle complementari necessarie alla diagnosi e alla terapia? Questo centro dove vogliamo proprio permettere l'integrazione fra la medicina tradizionale e la medicina complementare, vogliamo lavorare insieme, quindi dove in questo centro può lavorare l'omeopata, può lavorare l'agopuntore, può lavorare l'osteochinesiologo, il fitoterapeuta, quindi lavorare in modo da poter avere come fine il benessere del paziente in una visione olistica. Le discipline offerte vanno dall'agopuntura all'omeopatia, l'omotossicologia, la fitoterapia, le terapie naturali, l'osteochinesiologia e l'approccio psicologico. Le indicazioni per queste terapie sono varie: controllo del dolore, schiena, cefalea, dolore alle articolazioni, trattamento della fibromialgia, controllo dell'insonnia, supporto nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, fino al sostegno al malato oncologico. L'idea appunto di un'integrazione fra le diverse discipline, un esempio è per esempio in oncologia, dove le medicine complementari aiutano il paziente a sopportare meglio gli effetti avversi delle terapie antitumorali che vengono praticate. Quindi nessuna rivalità, nessuna alternatività ai trattamenti convenzionali, ma una complementarietà che aiuta il paziente con terapie dolci a arrivare fino in fondo al percorso oncologico. Sabato 8 giugno alle 20 al Circolo Costa Azzurra in via Firenze torna il Dolcissimo, la tradizionale gara di dolci per la raccolta di fondi da destinare all'AIL, Associazione Italiana per la Lotta contro le Leucemie, patrocinata dal Comune e dalla provincia di Prato. L'iniziativa è nata dalla forza d'animo di Ninetta Di Caprio, ammalatasi di leucemia negli anni 80 e che tuttora organizza la gara di dolci. Per partecipare è sufficiente presentarsi con le proprie produzioni di torte o biscotti dalle 16 alle 20. Al Circolo Costa Azzurra. Subito dopo la giuria premierà il dolce, il biscotto più buono, il dolce più bello e quello più originale. Testimonial della serata, che sarà allietata da musica dal vivo, sarà l'attore Luca Calvani. Siamo giunti al momento delle previsioni del tempo, come sempre a cura del consorzio Lamma.
Una buona giornata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Andiamo a vedere le ultime immagini che ci giungono al satellite. Satellite che ci mostra il transito di una modesta perturbazione sul Mediterraneo, perturbazione che porta della nuvolosità anche sulla nostra regione, ma senza precipitazioni di rilievo. Andiamo a vedere infatti la previsione per il pomeriggio di oggi. La nuvolosità tende a passare, arriva del vento da ovest che porta via le nuvole. Sul mare già avremo dei rasserenamenti, il cielo diverrà sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola in più resisterà invece sulle zone più interne, poi il cielo diverrà sereno un po' ovunque. I venti soffieranno, come detto, dai quadranti occidentali, i mari saranno mossi. Le temperature in lieve calo nei valori massimi fino ai 27-28 gradi. Per quanto riguarda infine la giornata di domani, una bella giornata, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con venti dai quadranti meridionali in prevalenza scirocco, mari mossi sul settore settentrionale, poco mossi al sud. Le temperature stazionarie o in lieve calo le minime, in aumento invece le massime fino ai 30-31 gradi. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è per questa sera alle 20:30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.